importantissimo l'angolo che deve fare qui la pietra, perché c'è da tagliare il flusso d'aria che c'è sotto, c'è da tagliare quel flusso d'aria. E poi più importante ancora, la quantità d'acqua che deve arrivare qui, perché se ci fosse poca acqua non la farebbe, se ci fosse tanta non la farebbe neanche. Guardate come per fare questo piccolissimo effetto c'è una grande conoscenza di idrodinamica così. Allora, il capo che faceva questo, faceva vedere alla popolazione che non capiva per cosa faceva, dicevano veramente questo è un dio, sarà un sacerdote sicuramente. E allora per questo piccolissimo effetto, vi dicevo che ho visto fontane più grandi, più vistose, però nessuna che fa questo effetto così. Andremo dall'altra parte.